Buongiorno, anche oggi, nell'ambito del seminario sulle soft skills per la gestione manageriale di progetti complessi in ambito pubblico, ci occuperemo di un tema fondamentale e decisivo della vita organizzativa, la comunicazione. Quello che è l'oggetto del nostro breve corso, è quello di come fare per sapersi rapportare, saper comunicare all'interno delle organizzazioni pubbliche con collaboratori, colleghi, responsabili, cittadini? E io credo che sia un tema delicatissimo, un tema centrale, assolutamente centrale per quanto riguarda il nostro lavoro e per quanto riguarda la interazione con le persone. Saper comunicare significa saper dare valore a quello che stiamo facendo, saper dare valore alle persone, saper interagire col pubblico, con i collaboratori, sapersi porre in un certo modo, entrare in relazione. E una delle cose fondamentali che noi vedremo nel nostro percorso è che è impossibile scollegare la comunicazione dalla relazione. Non esiste relazione senza comunicazione e non esiste comunicazione senza relazione. Ma questo sarà un po' il tema interessante che affronteremo insieme. Allora, prima cosa fondamentale, prima regola fondamentale di cui voglio parlarvi. La comunicazione lega e collega il contesto interno ed esterno di un'organizzazione. La comunicazione lega e collega il contesto interno ed esterno di un'organizzazione. È un collante, è un elastico, è una molla la comunicazione, è qualcosa che ci permette di dare senso a quello che stiamo facendo e di collegare quello che è il mondo interno dell'organizzazione con quello che è il mondo esterno. Quello che è il mondo che si deve collegare tra di sé, che è quello dei dipendenti, dei dirigenti, dei politici, dei funzionari, all'interno della mia organizzazione, con quello che è il mondo esterno, il mondo dei clienti, degli utenti, degli stakeholder, delle altre organizzazioni, del territorio, dell'ambiente. Ecco, è l'unico modo per collegare questi mondi e comunicare. Allora, nell'immagine che voi vedete c'è un ponte, no? Proprio perché la comunicazione crea ponti, getta ponti continuamente tra le persone. La comunicazione è un processo che dipende da tutti. Altro assunto fondamentale che non possiamo mai dimenticarci. La comunicazione è un processo che dipende da tutti. Non è qualcosa che dipende dall'altro. Non è soltanto colpa di chi manda un messaggio se il messaggio non arriva correttamente. La responsabilità della comunicazione di tutti gli attori in gioco, di chi emette il messaggio, da chi lo riceve, di chi sta intorno e non fa nulla perché il messaggio arrivi nel modo corretto. Non si può non comunicare in un'organizzazione. Questo è un altro punto fondamentale su cui vi inviterei a soffermarvi. Nelle comunicazioni sono fondamentale la capacità di toccare le persone. E se questo è fondamentale, come si fa a non comunicare? Pensate a cosa vuol dire non comunicare. Non comunicare in un'organizzazione vuol dire non dare comunicati. Ma non è così. Perché non dare comunicati comunica qualcosa. Non gestire l'ufficio stampa, non gestire la comunicazione esterna, non gestire la comunicazione interna, non occuparsi della comunicazione, non significa comunicare. Cioè non comunicare, comunicare male, significa comunicare qualcosa che non mi interessa, non voglio occuparmi di questo, non è un mio problema, ma sempre comunicazione è. Si comunica ciò che si è, non solo ciò che si intende trasmettere come messaggio. Questo è un altro assioma fondamentale. Si comunica ciò che si è, non solo ciò che si intende trasmettere come messaggio. Noi comunichiamo quello che siamo. Ogni volta che noi rispondiamo a qualcuno che ci chiede delle cose, noi non diamo una risposta tecnica e basta. Noi comunichiamo la nostra disponibilità, la nostra gentilezza d'animo, la nostra ruvidezza, la nostra incazzatura, la nostra passione, il nostro amore per il nostro lavoro o il nostro disamore. Ma noi comunichiamo quello che siamo ed è fondamentale questo altro aspetto. Allora, la prima cosa che io vorrei farvi fare come riflessione è: ma quali sono le criticità della comunicazione nel mio ente, a livello interno e a livello esterno? Vi chiedo di fare questo piccolissimo esercizio. Prendetevi un foglio, scrivete, dividete in due il foglio, scrivete comunicazione bello grande in cima e poi a sinistra scrivete interna, a destra scrivete comunicazione esterna. Vi
provate a vedere, pensando al flusso di comunicazione del vostro ente, che cosa funziona e cosa non funziona. Che cos'è comunicazione interna? Che cos'è che va bene? Non so, il passaparola, radioserva. La comunicazione, i messaggi che vengono mandati, le circolari, i comunicati, gli ordini di servizio, è quella la comunicazione? O sono i dialoghi, i feedback, i momenti di incontro, le riunioni? Com'è che funziona la comunicazione all'interno? E all'esterno? C'è un ufficio che fa comunicazioni, come lavora? Questo ufficio comunicazione è in grado di fare relazioni con il pubblico? È in grado di fare relazioni pubbliche? E in che modo? E cosa comunichiamo? Che cosa sanno gli altri del nostro ente, della nostra organizzazione, della nostra azienda? Provate a prendervi 10 minuti e scrivete queste cose. Ci vediamo presto. Avete fatto questo breve esercizio? Che cosa ne emerge? Siete soddisfatti di come viene la comunicazione nel vostro ente o potreste migliorarla? Io credo che se mi seguite in questo breve percorso potremo vedere una serie di punti e di aree di miglioramento che ci possono aiutare a essere più efficaci nella comunicazione, ma anche a comprendere meglio il lavoro di chi per noi è delegato a comunicare. Seguitemi, vedrete che non ve ne pentirete. Allora, è chiaro che in tutto questo, quello che lo sviluppo di noi, no? Lo sviluppo di sé nella consapevolezza comunicativa è fondamentale. E cosa significa? Saper vedere cosa si vede, cercare di vedere un po' oltre quello che è il semplice sguardo, comprendere attraverso gli occhi, saper pensare come si pensa, saper riflettere su qual è il nostro modo di elaborare le cose, saper sentire perché ci si sente, cioè capire il perché delle cose. Ecco, se voi pensate a queste tre dimensioni, credo che possiamo capire qual è il lavoro che noi possiamo fare per comunicare in modo efficace. Allora, iniziamo con una citazione. Comunicare significa, leggo tra virgolette, trasmettere un messaggio in modo tale da consentire a chi lo riceve di interpretarlo attribuendogli lo stesso significato di chi lo ha trasmesso. Rileggo. Comunicare significa trasmettere un messaggio in modo tale da consentire a chi lo riceve di interpretarlo attribuendogli lo stesso significato di chi lo ha trasmesso. Siamo d'accordo? Questa è una definizione classica, io l'ho presa da un manuale di comunicazione aziendale. Ecco. Siamo tutti d'accordo, credo, ma al tempo stesso mi auguro non siate così d'accordo fino in fondo. Perché non dovreste essere così d'accordo? Perché la comunicazione è molto di più. La comunicazione non è soltanto trasmettere un messaggio in modo tale che chi lo riceve lo capisce e gli dà lo stesso significato che vogliamo dare noi. Perché la comunicazione non è un'azione meccanica. Se noi accettassimo questa eccezione, noi daremmo alla comunicazione un concetto meccanico. Sarebbe come tirare un calcio a una palla per farla andare dentro una porta. Se noi conosciamo la distanza della palla dalla porta, se noi conosciamo il peso specifico del pallone, il vento che ci potrebbe essere in quel momento, la resistenza del pallone all'aria e la forza del nostro piede, e il punto esatto in cui il nostro piede deve colpire, e vedete quante variabili già ci sono, la palla dovrebbe tranquillamente entrare in rete. Ma comunicare è molto di più. Immaginatevi di dover comunicare, di dover tirare questa palla all'interno di una porta dove c'è un portiere. Incominciate a porvi la domanda, cioè, ma il portiere dove girerà? Andrà a sinistra o andrà a destra? Andrà in alto o in basso? Come lo tiro il calcio di rigore? Ora immaginatevi che al posto della palla ci sia un cane o un gatto. Siamo sicuri che questo cane, questo gatto andrà esattamente dove lo lanciamo? O non ci morderà il piede invece per vendetta del fatto che noi l'abbiamo tirato un calcio? E immaginiamoci ancora che all'interno di questa porta, dove al posto della palla abbiamo un cane, dove c'è un portiere dall'altra parte che vuole prendere così, avessimo anche 80.000 persone sugli spalti che urlano, ci fischiano dietro. Ecco, la comunicazione è questa. La comunicazione è un'azione che non può prescindere dal contenuto, dal contenitore, dalla natura del messaggio, dal contesto, da chi lo riceve, dal portiere, ma anche dalla persona, dall'animale, dal cane, dall'oggetto che devo mandare. Il messaggio è una sua vita. Per questa ragione oggi non si parla più di
una semplice sintassi, no, della comunicazione, ma si parla di pragmatica della comunicazione umana. Su questo c'è stato un grandissimo semiologo, si chiama Paul Watzlawick, che ancora negli anni 60 del Novecento ha capito le cose fondamentali della comunicazione, mettendo a fuoco il fatto che comunicazione non è il messaggio, non è la trasmissione di un messaggio, comunicazione è relazione, comunicazione è scambio. Adesso cerchiamo di approfondire meglio questo concetto. Comunicare significa fare uno scambio di informazioni che producono influenza reciproca. Allora, è importante capire questo meccanismo. Scambio di informazioni che producono influenza reciproca significa che questo scambio si evolve continuamente. Non è un messaggio che viaggia in una direzione, è un messaggio che viaggia, poi viene recepito, poi ritorna, poi viene reinterpretato, poi viene rimandato ed è uno scambio continuo. E alla fine il messaggio non è soltanto quello che io comunicatore volevo mandare, ma è quello che mi viene rimandato ed è quello che il messaggio stesso si evolve nella relazione con l'altro. Comunicare significa mettere in comune qualcosa di se stessi. Diceva Franco Fornari, che è stato un grandissimo psicanalista, anche lui della fine del Novecento, comunicare è uno scambio di doni all'interno di mura comuni. Uno scambio di doni, uno scambio di attenzioni, un atto di generosità all'interno di un contesto condiviso. Non so, un altro esercizio banalissimo che vi invito a fare. È possibile non comunicare? Proviamo a non comunicare. Mettetevi di fronte a un collega e dite: adesso per 5 minuti non gli comunico. Secondo voi è possibile? Provate a farlo se avete dei dubbi. Vedrete come il vostro collega dirà: ma che vuole questo? Ma cosa vuoi? Ma perché ti metti di fronte a me? Perché non mi parli? Ma qual è il messaggio che mi vuoi mandare? E un po' alla volta noi potremmo essere capaci di interagire con questa persona, di rispondergli, di dire: sai, è un esercizio strano che mi ha fatto fare il docente di un corso online che ho frequentato. Oppure potrete provare, potrete sorridere con lui, o potrete persistere nel vostro silenzio, ma l'effetto nell'altro sarà comunque un effetto di comunicazione. Perché? Perché è impossibile non comunicare. Noi comunichiamo sempre, noi comunichiamo individualmente, comunichiamo come gruppo, comunichiamo come dirigenza, comunichiamo come ente. E questo a prescindere che ne siamo consapevoli o non consapevoli, a prescindere che noi comunichiamo o non comunichiamo. Questo è pazzesco. Allora, vi sono alcuni assiomi del comportamento che credo possano essere fondamentali per farci capire il meccanismo della comunicazione. Non possiamo non comportarci. A volte non siamo consapevoli dei nostri comportamenti, ma non possiamo non comportarci. Noi comunque ci comportiamo. Comunque il nostro stare in relazione con gli altri implica un comportamento. Il comportamento è sempre motivato. Non esiste un comportamento casuale. C'è sempre una ragione per cui noi ci comportiamo in un certo modo. Il tema è capire la ragione. E se la capiamo noi che mandiamo il messaggio, è ben più ricco e ben più prezioso come operazione. Il comportamento è uno alla volta. Io non posso fare una cosa al suo contrario contemporaneamente, perlomeno lo posso fare, ma in quel caso manderò dei messaggi fortemente contrastanti e incomprensibili e quindi privi di significato. Il comportamento ha una finalità, lo scopo orienta i comportamenti. Io mi comporto in un certo modo perché ho un certo scopo. Allora, ciò che sento è diverso da ciò che riesco a produrre ed è diverso ancora da ciò che gli altri percepiscono. Cioè c'è uno scarto tra l'immagine che vorremmo dare e l'immagine che veramente produciamo. Questo scarto è forse l'alchimia della comunicazione, quello che rende la comunicazione così complicata, così difficile, così magica e al tempo stesso così complessa. Allora su questo dobbiamo lavorare, su questo scarto. E per farlo l'unico modo è ascoltare, l'unico modo è renderci conto di come gli altri ci percepiscono e attraverso questo dare un senso, un significato a quello che è la relazione. Allora, è molto importante, è molto utile essere attenti al rapporto tra ciò che penso di essere e ciò che produco attraverso il mio comportamento. E il rapporto tra ciò che produco e quello che viene percepito dagli altri. Gli altri come mi stanno percependo? Cosa pensano di me? Cosa hanno colto? Questo è fondamentale. Allora, se parliamo di responsabilità della comunicazione, io credo che sia importante, non è vero ciò che dice l'emittente, ma ciò che comprende il ricevente in una relazione di reciproco scambio.
Non è vero che la responsabilità sta da chi emette la comunicazione. Questo è un vecchio assioma, no? In cui se ai bambini si insegna, non dire mai che non hai capito, di che mi sono spiegato male, perché ti assumi la responsabilità in quanto comunicatore. Non è così vero. La comunicazione è uno scambio, la comunicazione è un dono, la comunicazione è una reciprocità. E se c'è reciprocità, per forza di cose, c'è una responsabilità condivisa nel comunicare. Allora, vi è differenza tra produrre comunicazione e produrre consenso. Per consenso si intende condivisione di senso, perché lì vi è una necessità di reciprocità. Vediamo qual è lo schema del processo di comunicazione. Noi abbiamo un emittente e un ricevente. Allora, secondo lo schema classico, c'è un messaggio che viene mandato dall'emittente al ricevente attraverso una codifica, attraverso una trasmissione, attraverso un mezzo. Una ricezione, una decodifica, no? Cioè io che voglio mandare un messaggio mi pongo il tema. Come faccio a far capire questa cosa a questa persona? Come faccio a dirgli questa cosa che è così difficile da accettare? Come faccio a far capire una tecnica, un meccanismo, una cosa? Che mezzo uso? Uso la parola, uso il messaggio, uso WhatsApp, uso un telefono, uso un'email, uso un incontro personale. Faccio a faccia al chiuso, oppure mi incontro al bar bevendo l'aperitivo. E questo è il primo meccanismo. Dopodiché c'è, ma come viene ricevuto questo messaggio? Come viene decodificato? Viene interpretato nel modo giusto dal ricevente? E questa è la prima cosa. Poi la comunicazione funziona soltanto se c'è un giro, no? Emittente ricevente, ma a sua volta ricevente diventa emittente, che manda i suoi messaggi, che vengono ricevuti dall'emittente, che li rimanda al ricevente. Che a sua volta dà, ed è un giro continuo, un feedback continuo in cui le persone interagiscono, comunicano e si capiscono l'una con l'altra. E questa è la magia della comunicazione che implica delle scelte ogni volta. Che codice uso, che mezzo uso e come lo trasmetto. E non è banale questa cosa qui. Come lo trasmetto è di volta in volta il mezzo e il veicolo. Nel senso che io il mezzo possono essere le parole, la trasmissione può essere un fax, una email o un WhatsApp o una parola o un suono, ma il mezzo sono le parole. E posso scegliere anche di non usare le parole per comunicare. Ma quello che è importante è che l'operazione che fa il comunicatore la deve fare anche il ricettore, che deve decodificare e porsi la domanda: sto capendo bene quello che mi vuole dire? E mandare a sua volta un messaggio che torni all'emittente cercando di dare il senso se lui ha capito. E via così. La comunicazione è un flusso continuo, è un girare continuamente. È un meccanismo tale per cui io parto da qua e giro, e arrivo qua, e poi riparto e torno indietro, e poi riparto e vado di nuovo, e poi riparto e torno indietro, e poi riparto e vado di nuovo, in un percorso continuo di evoluzione. Finché alla fine le due persone sono in sintonia. Peraltro questa cosa io ho avuto anche modo di farla con degli esperimenti di hyperscanning, che è una tecnica per cui le due persone che sono in comunicazione vengono misurate nella produzione di onde cerebrali attraverso un elettroencefalogramma. È impressionante vedere questo effetto, vedere come quando non c'è comunicazione, perlomeno quando c'è comunicazione solo apparente, perché apparentemente le due persone sono in relazione, no? In realtà tu vedi che le onde cerebrali vanno ognuna per i fatti suoi. Poi un po' alla volta c'è comunicazione, le persone iniziano a interagire, incominciano a capirsi e via! Le onde cerebrali viaggiano in parallelo. È impressionante, lo vedi sul telefono perché poi sono delle app che scarichi. Ci sono degli applicativi, uno semplicissimo si chiama Muse, che è una specie di cuffia che si mette in testa che costa 200 euro e ti permette di farci un elettroencefalogramma elementare e di farlo in diretta anche sull'altro e vedere se c'è o non c'è comunicazione. Impressionante. Allora, quali sono i problemi, i fattori legati all'emittente, a chi manda il messaggio? Beh, spesso l'inadeguatezza del codice scelto, lo scarso interesse, la presunzione di dare per scontato, dei meccanismi di rimozione, per cui io delle cose me le rimuovo, non me le racconto, non le so. O meccanismi di proiezione, io proietto nell'altro delle mie conoscenze, dei miei bias, dei miei stereotipi e quindi immagino che l'altro sia quello che non è. Questo
Questi sono dei problemi enormi, perché se penso così non riesco a trovare il codice adatto, quindi non riesco a comunicare. Non comprensione della cultura del ricevente. Se io non comprendo la cultura del ricevente, non posso comunicare, perché non userò i codici giusti. La cultura, scusate, è un modo molto semplice per definire la cultura, è la condivisione di codici comunicativi. La cultura è questo. Ed essere molto colti nell'accezione volgare, no? Comune che si dà. Una persona molto colta, cioè una persona che ha letto molti libri. Vuol dire sostanzialmente che possiede molti codici per comunicare. Ha la possibilità di accedere a tanti codici. Accedere al codice del calcio, accedere al codice della filosofia morale, accedere al codice della matematica, accedere al codice dei bambini, dei figli, accedere al codice del cibo, accedere al codice della barca, accedere al codice del nuoto. Ecco, questi elementi sono codici che mi permettono di condividere un linguaggio e quindi di comunicare, di capirmi con l'altro. Quali sono i problemi, i fattori legati al ricevente? La tendenza a integrare, a ridurre il messaggio, lo scarso interesse, la presunzione di dare per scontato, quindi di capire sempre tutto, no? Tant'è che spesso le persone quando ci ascoltano per brevi periodi e poi smettono di ascoltarci. Perché? Perché hanno già capito. In realtà non hanno veramente capito, ma non ce la fanno più ad ascoltarci, non ci danno la loro attenzione. Non comprensione della materia, resistenza al cambiamento, meccanismi di difesa, pregiudizi. Ecco, questi fattori impediscono al ricevente di cogliere il messaggio. Ora, come smontiamo questi doppi fattori? Parlandoci, ascoltandoci, stando insieme. Condividendo il senso, mettendosi in gioco, mettendosi in discussione. Certo, per farlo è faticoso e le persone preferiscono rinunciare e non comunicare. Quali sono i problemi e i fattori legati alla situazione, invece? Beh, disturbi fisici nel canale. Provate a comunicare con una persona in una discoteca. Potete farlo, ma probabilmente non sarà il canale semantico, quello delle parole che potrete usare. Tecnologia logistica inadeguata. Pensate, provate a fare un corso, una call. Una call via internet su Teams non avendo a disposizione la banda larga. È un incubo. Sistemi di riferimento diversi. Cioè sistemi di riferimento che sostanzialmente mi impongono di comprendere delle cose in un modo diverso da come le comprende l'altro. Atteggiamenti e approcci diversi. Se io da una parte c'è una persona interessata, attenta, così dall'altra c'è una persona strafottente, è difficilissimo comunicare. Clima difensivo è l'altro tema decisivo. Allora, quali sono i principali fattori della comunicazione? Noi li vediamo non per fare un'assunzione teorica, ma per capire i meccanismi della comunicazione e capire quindi come comunicare meglio. E sostanzialmente li possiamo riprendere in tre concetti: la sintassi, che sono i mezzi e i codici che noi usiamo per comunicare, la semantica, sono i contenuti, la pragmatica, che è la relazione e il contesto. Non pensate a queste parole complicate. Pensiamo semplicemente quello che voglio comunicare, come lo comunico, la relazione che metto in atto. Allora, le principali regole della comunicazione, sono quali? Socialità. È impossibile non comunicare. È impossibile non comunicare. L'abbiamo visto all'inizio di questo nostro percorso. Le persone comunicano, le persone entrano in relazione tra loro. Non possono non comunicare, perché anche se non comunicano, stanno comunicando il loro disinteresse. Universalismo. È possibile comunicare qualsiasi cosa. Non c'è un concetto che noi non possiamo comunicare, per quanto possa essere difficile. Perché non c'è un concetto che non possiamo non comunicare? Perché? Perché abbiamo mezzi infiniti per comunicare. Possiamo usare la letteratura, possiamo usare la poesia, possiamo usare un quadro, possiamo usare uno sguardo, possiamo usare un silenzio, possiamo usare un bacio, possiamo usare un abbraccio, possiamo usare una email, possiamo usare un WhatsApp, possiamo urlare, possiamo parlare sottovoce. Ma grazie a tutto questo possiamo comunicare qualsiasi cosa. E soltanto gli esseri umani lo possono fare. Gli animali, per quanto evoluti, hanno una possibilità di comunicare, un repertorio di comunicati molto semplice. Noi possiamo comunicare tutto. Metacomunicazione. Ogni comunicazione si basa su contenuto e relazione.
Cosa vuol dire? Vuol dire che il contenuto non può mai essere l'unica parte della comunicazione. C'è contenuto, ma la relazione a sua volta influenza la comunicazione, come le persone stanno insieme. E la metacomunicazione, che è l'insieme del contenuto, ma anche del codice, ma anche da come la trasmetto, così, a sua volta assume la dignità di comunicazione, proprio perché di per sé ci dice delle cose. Arbitrarietà. La tipologia di codici utilizzabile è infinita, la possibilità di interpretazione lo è altrettanto. Cosa vuol dire arbitrarietà? Vuol dire che noi possiamo inventare qualsiasi segno, qualsiasi linguaggio, qualsiasi codice e se condiviso con degli altri, quella è comunicazione. Io posso dire che quando faccio così, scusate, non si vede nel video, ma quando io tocco il polso della mano sinistra vuol dire che ore sono. E tutti capiranno. Salvo che in quella determinata cultura dove battere con l'indice il polso della mano sinistra non vuol dire che ore sono, ma vuol dire tardi. O pensate al contrario, quel gesto bruttissimo che si fa toccando con l'indice il cavo del braccio, che significa vatti a fare una pera. E ormai tutti quanti lo capiamo, però ci sono codici che invece capiscono soltanto poche persone. Io sono sicuro che all'interno della vostra organizzazione vi siano codici che capite solo voi, che capiscono in pochi, che permettono in qualche modo di comunicare e usando l'arbitrarietà, se volete, di comunicare in modo esclusivo. Qualcosa che vale soltanto per quella ristretta cerchia, che possono essere in certi casi l'uso del dialetto, piuttosto che l'uso di alcuni codici o di una lingua straniera. Distanziamento. È possibile comunicare a qualunque distanza, ma questo è possibile perché le informazioni viaggiano molto velocemente. È possibile comunicare a qualunque distanza perché anche questa è una caratteristica dell'uomo. Noi possiamo comunicare al di fuori della presenza fisica. Lo possono fare anche gli animali, eh? Non a caso gli animali cosa fanno? Fanno le urine sul territorio per marcarlo e dire qua ci sono io e comando io. Questo messaggio può essere recepito a settimane di distanza e a chilometri di distanza, però possono fare solo questo. L'uomo può comunicare a distanza di tempo, di spazio, e può comunicare a distanza di tempo e di spazio messaggi molto complessi. Tempo stesso le informazioni viaggiano velocemente, quindi non illudiamoci che le informazioni rimangano circoscritte al contesto. Viaggiano velocemente, impressionantemente velocemente. Simmetria. Tutti gli scambi di comunicazione risentono del rapporto esistente tra attori della comunicazione. Possono essere simmetrici o complementari, a seconda che siano basati sull'uguaglianza o sulla differenza. Facciamola semplice. Il rapporto gerarchico tra le persone condiziona il livello di comunicazione. La comunicazione che un padre esercita nei confronti del figlio è diversa di quella che il figlio esercita nei confronti del padre. La comunicazione che un capo fa nei confronti dei suoi collaboratori è diversa dalla comunicazione che i collaboratori fanno nei suoi confronti. Ed è un tema centrale che non possiamo dimenticarci. Ridondanza. La quantità di informazioni comunicabile è il prodotto di tutti gli elementi in gioco. Troppa comunicazione uguale a nessuna comunicazione. Cosa vuol dire questo? Beh, è un concetto molto semplice in realtà. Noi comunichiamo montagne di dati, ma non siamo in grado di recepirli. Allora, se ci vengono comunicate troppe informazioni, troppe date, troppe cose, io alla fine non ce la faccio più e mi stacco. E questo è il meccanismo. Allora, parliamo di comunicazione verbale e extraverbale, che è un altro punto fondamentale della comunicazione. La comunicazione verbale ed extraverbale è data da cosa? La comunicazione verbale è data dalle parole, quella extraverbale dal linguaggio del corpo, e non solo dal linguaggio del corpo, dal linguaggio del corpo, da come mi vesto, da come mi atteggio. Allora, quanto della comunicazione verbale? Beh, giusto per dirci, la comunicazione verbale influenza l'ascoltatore per il 45%, l'extraverbale influenza l'ascoltatore per il 55%. Vuol dire che noi comunichiamo maggiormente al di fuori delle parole che con le parole. Allora, quanto contano nelle comunicazioni le parole, il paralinguaggio, il linguaggio del corpo? Paralinguaggio è come le parole sono pronunciate. Paralinguaggio è il tono. Ma quanto contano secondo voi?
Impressionante, guardate questi dati, il 7% delle parole, il 38% come le parole sono pronunciate, il 55% il linguaggio del corpo. Cioè quello che ci sembrava 45-55, se splittato in due sottoinsiemi, diventa il 7% contro il 93%. Ce ne rendiamo conto? Noi non comunichiamo con le parole, noi comunichiamo col corpo, comunichiamo con l'anima, comunichiamo con gli occhi, comunichiamo con il modo con cui parliamo, comunichiamo col linguaggio del corpo, comunichiamo con le mani, comunichiamo con i capelli, comunichiamo col corpo, con la camicia, col vestito, con le scarpe, con la nostra camminata. Poi comunichiamo anche con le parole. Forse la comunicazione più essenziale, quella tecnica, passa attraverso le parole, ma le parole non sono niente senza il modo con cui le utilizziamo e senza il linguaggio del corpo. 7%, ricordiamocene. La comunicazione extraverbale è fatta da che cosa? È fatta dal paralinguaggio, cioè come noi pronunciamo, dal linguaggio del corpo e dalla prossemi. Che cos'è la prossemi? Quanto io mi avvicino o mi allontano dal mio interlocutore. Allora, il paralinguaggio è dato dal volume alto, basso. Parlare molto forte, parlare sottovoce. Il volume è importantissimo. Che parlare sottovoce vuol dire datemi attenzione. State tutti in silenzio perché parlo io. Persone che parlano sottovoce spesso sono persone che hanno bisogno di attenzione. Esattamente come le persone che urlano che hanno bisogno di attenzione. Il tono è l'intonazione, non è il volume. Il ritmo, la velocità, le pause, le interlocuzioni, i lamenti, me, oh, no? Allora, proviamo a comunicare in pubblico questo messaggio con un tono. E provate a decifrare il non verbale. Buongiorno, come stai? Com'è andata per la settimana scorsa? Provate a farlo da indifferente. Provatelo. Provatelo con una persona. Provatelo qua davanti a me. Indifferente. Buongiorno, come stai? Come è andata la settimana scorsa? Com'è andata la settimana? Cioè, che mi frega? Te lo chiedo perché te lo devo chiedere, ma non mi interessa. Interessato. Buongiorno, come stai? Allora com'è andata quella cosa di ieri? Vedete come cambia l'approccio? Affettuoso. Buongiorno, come stai? Com'è andata poi la cosa? Arrabbiato. Buongiorno, come stai? Com'è andata poi la cosa della settimana scorsa? Buongiorno, come stai? Incazzato, arrabbiato. Irritato. Buongiorno. Come stai? Com'è andata la settimana scorsa? Io poi non sono un grande attore, però provate a farlo voi, magari c'è qualcuno che è più bravo di noi a farlo. Vedete come cambia, le parole sono esattamente le stesse. Allora, bisogna anche imparare ad ascoltare. È fondamentale saper ascoltare. E ascoltare vuol dire concentrarsi sul messaggio e su tutte le sfumature di questo messaggio. Per ascoltare occorre attenzione, occorre rispetto, occorre pazienza. Occorre focalizzazione, mettersi a. Allora è fondamentale sapersi far ascoltare, stimolare l'ascolto. Parlate e scrivete con chiarezza, prevenite con cura i prevedibili momenti di calo dell'attenzione. Organizzate delle pause, proponete le persone, stimolatele, ripetete. È fondamentale. Ascolto attivo vuol dire che quando ascoltiamo siamo portati che cosa? Beh, di solito noi siamo portati a divagare, fantasticare, interpretare, leggere tra le righe, prestare attenzione solo a quello che ci interessa, prepararci all'attacco o alla difesa. In questo modo non ascoltiamo. Allora, ricordiamo che non si ascolta solo con le orecchie, ma con il naso, con gli occhi, con le antenne, la pelle. Un buon ascolto consente di capire l'interlocutore, di stimolare la sua attenzione, di seguirlo nei suoi percorsi, prevenire cali di interesse. Questo che è fondamentale. Allora, quando ascoltiamo, noi dobbiamo parafrasare. Parafrasare vuol dire, se ho capito bene, mi stai dicendo che. Gestire affermazioni e domande. Molto bene, ma però, rispetto a questa cosa, cosa pensi di fare? Fornire feedback verbali e non verbali. Feedback con le parole, ma anche con gli occhi. Io quando
Quando parlo in pubblico guardo tantissimo gli occhi delle persone che sono con me. Se non ci sono con gli occhi, io saprò che non ci sono mai, non ci sono con me. Dovrò cercare di fare qualcosa per prendere i loro occhi. Allora, quando parliamo, dobbiamo riassumere, dobbiamo fare pause, dobbiamo non usare codici escludenti, non usare tecnicismi, non usare normative che soltanto noi conosciamo. Cerchiamo di parlare in modo semplice e chiaro. Gli americani usano questa espressione qua. Spiegami questa cosa come se fossi un bambino di 8 anni. Cioè, semplifica, non complicare le cose, semplifica e fai capire. Guardare e osservare l'interlocutore. Allora, per riassumere, sapere ascoltare vuol dire praticare l'ascolto attivo. Vuol dire determinare lo scopo di chi parla, dove vuole arrivare, qual è la comunicazione che ci vuole mandare. Cercare le implicazioni di questo messaggio. Distinguere fatti da opinioni. Ed è fondamentale distinguere i fatti e le opinioni. Mi sta dicendo il suo punto di vista o mi sta raccontando dei fatti? Distinguere sempre questo aspetto. Individuare ed evitare quelle che sono le barriere linguistiche, le barriere comunicative, le barriere culturali. Fare in modo che non vi siano barriere, che ci sia linearità. Organizzare e sintetizzare il contenuto, cercare di capire quello che ci stiamo dicendo. E quindi sintetizzare. E distinguere il contenuto della comunicazione dall'emozione. Pur dando un valore alle emozioni, le emozioni sono una parte integrante della comunicazione, ma sono due cose diverse. E impegnarci a rispondere, fondamentale, noi dobbiamo rispondere. Dobbiamo comunicare a nostra volta, perché non comunicare non vuol dire niente, non comunicare vuol dire semplicemente dare un messaggio di non mi interessa. Allora, per riassumere, io ho ripreso un po' quelle che sono i grandi schemi. Vediamo insieme. Quello che voglio comunicarvi adesso e voglio lasciarvi, vorrei lasciarvi, è questo schema elementare che deriva dalla pubblicità della comunicazione, quello delle 5 W. Cosa sono le 5 W della comunicazione? Sono 5 parole chiave che, se seguite alla lettera, ci permettono di capire cos'è la comunicazione. Why? Perché? Who? Chi? What? Che cosa? When? Quando, where, dove. Vediamo di seguirle una per una. Allora, why? Perché? Perché sono qui a comunicare? Per cosa voglio ottenere dalla mia comunicazione? E l'altro, perché mi ascolta? Lui che cosa si aspetta da me? Who? Chi sono io per il pubblico? E credo che io devo sempre preoccuparmi. Chi sono io per la persona che mi riceve? Chi sono io per il mio interlocutore? Come sono percepito, ma quali sono le mie caratteristiche, quali sono le mie capacità, cosa so fare? E dall'altro lato chi è? Chi è il mio interlocutore? Che caratteristiche ha? Qual è la sua cultura? Cosa sa comunicare? Come prenderà il mio messaggio? Allo stesso modo, what? What è? Che cosa voglio dire? Ma che cosa si aspetta che io dica? Che cosa voglio dire? Ma questo che cosa voglio dire io? Come impatto con quello che l'altro vuole sentirsi? When? Qual è il tempo necessario per fare questa comunicazione? Ma in che periodo accade? Qual è il momento migliore? Siamo sicuri che questo è il momento migliore? Lo posso fare? E per l'altro? Quanto tempo ha? Qual è il momento giusto per lui? Allora, il when è fondamentale. Io devo riflettere ogni volta che mi pongo la domanda del quando. E devo anche sapere aspettare a volte. A volte ci sono i momenti per comunicare. A volte comunicare troppo presto vuol dire sbagliare completamente la comunicazione, esattamente come comunicare troppo tardi. Infine, where? Dove si svolge la comunicazione? Dove siamo? Qual è il luogo? Siamo in virtuale o siamo in reale? Siamo su Zoom o siamo in una stanza? E la comunicazione sta avvenendo a due o sta avvenendo alla presenza di altri? Siamo nel mio ufficio o siamo nel suo? Siamo a casa mia o siamo a casa tua? O siamo in un bar? Pensate quanti fattori cambiano. Ecco, io vi propongo davvero, se volete un piccolo trucco per comunicare, potete incominciare a farlo quando dovete fare un discorso, quando dovete fare una comunicazione un po' più formale. Prendete un foglio, scrivete al centro di questo foglio in sequenza why, who, what, when, where. Dividete il foglio in due e mettete a sinistra tutto quello che riguarda voi, a destra quello che riguarda il vostro interlocutore e i vostri interlocutori. E poi cercate di trovare la quadra. Cercate di costruire ponti tra l'emittente e il ricevente. Perché ancora una volta comunicazione è costruire ponti e condividere senso all'interno di mura comuni. E
e creare dei contatti tra uno e l'altro. È quello che ho cercato di fare io con voi in questo breve corso. È un corso difficile, complesso, ma spero di esserci riuscito, spero di essere riuscito a dirvi delle cose utili. Vi ringrazio moltissimo, vi auguro una buona giornata e spero di rivedervi. Grazie.